Buongiorno ragazze, scusatemi per l'assenza, ma con il trasferimento a Milano, l'inizio del lavoro e tutto il resto, sono stata un po' incasinata tra tutte queste varie cose, però ho trovato 5 minuti di tempo dopo essere tornata dallo shopping per registrare questo video. È semplicemente il video dei prodotti finiti del periodo, perché nonostante non abbia più registrato video, continuo comunque a usare i prodotti, a truccarmi e quindi a finirli. Non ne ho troppissimi, ma abbastanza per farveli vedere. Parto da un prodotto che vi ho già mostrato, che è questo. Natura Siberica è un bagno schiuma, diciamo. Sì, bath foam. Me l'hanno regalato al Cosmo Prof 2 anni fa. È praticamente fatto con queste erbe particolari, coltivate appunto in Siberia, un bagno schiuma come tanti altri, però non l'ho finito, quindi ve lo mostro. Poi ho finito Diego Dalla Palma e Sani Principi maschera nutriente per capelli secchi e sfibrati. L'ho finita un po' di tempo fa perché avevo ancora i capelli più lunghi di così. Mi è piaciuta, non la ricompro perché ne ho tante, però la ricomprerei, ma quando avrò i capelli molto rovinati, veramente bisognosi, perché adesso comunque quando li avevo ancora un po' più lunghi, ma non particolarmente rovinati, questa è un pochino troppo pesante. Non mi ricordo se... No, infatti lo shampoo ce l'ho ancora qui ed è tutto tono shampoo volume. Questo qua invece mi serviva appunto per dare un po' di volume. Anche quando li avevo più lunghi, il volume è sempre un mio problema. Anche questo mi è piaciuto, questo si può usare sempre, shampoo volume per capelli fini e senza corpo. Sì, un buono shampoo, sempre Diego Dalla Palma. Buono shampoo, niente da dire. Poi, un altro bagno schiuma, scusate. Questo qua, Le Petite Marseillaise. Latte di vaniglia doccia crema extra delicata. L'ho preso perché tutti ne parlavano benissimo di bagno schiuma delle Petite Marseillaise. Dicevano soprattutto che avevano un odore meraviglioso, erano meravigliosi sulla pelle, lasciavano questo effetto crema stupendo. Allora, l'odore, se vi piace la vaniglia, in effetti è molto buono, però io non l'ho trovato né più né meno di tanti dello shampoo, scusate, del doccia schiuma che si compra, che ne so, alla Coop o cose del genere. Non mi ha per niente entusiasmato, quindi sì, un bagno schiuma come ce ne sono tantissimi altri. E poi questo qui, Pup Show crema viso, corpo mani. Questa qua è la crema. Scusate, il bagno schiuma lo sto ancora usando, non riesco mai a finire le cose assieme. Una buona crema, niente di particolare, ma una buona crema. Un profumo anche questo davvero meraviglioso, però una buona crema, insomma, creme classiche, senza infamia e senza lode. Poi stavo guardando quante cose ho. Ah no, un'altra crema corpo, questa qua della Bioella, crema corpo profumata al fior di pesco. Profumo meraviglioso, idratazione ottima, non unge. L'ho comprata al Cosmo Prof, ma si trovava anche alla Fiera del Bio a cui sono andata a settembre, al Sana. Costa tanto però, perché costa circa 20 euro, mi sembra. No, non la ricomprerei, cioè non vale quello che costa. È una crema corpo come tante altre, molto buona, un ottimo profumo, ma niente di che. Quindi sì, se volete provatela, però ce ne sono tante altre buone che costano decisamente meno. Poi, allora. Anticellulite della BioPoint Body Care, crema corpo anticellulite snellente. Non ho trovata particolare. Sì, c'è una buona crema anticellulite, si assorbe in fretta, però non ho trovato niente che me l'abbia fatta adorare in qualche modo particolare. Quindi ripeto, sì, una crema corpo anticellulite, però non ho visto io particolari risultati. Finalmente ho finito quasi perché un po' ho barato la Phyto 7, perché ho barato perché ne era rimasto un po' e io non riesco ad usarla perché per me non fa niente, lascia un odore sgradevole sui capelli, non mi è piaciuta. Quindi l'ultimo pochino che c'era l'ho data a una mia amica e quindi finalmente posso buttare via la bustina. Però vedete, a me non è piaciuta. Questa mia amica piace un sacco, lei addirittura prende anche la Phyto 9, quella più strong. Poi
vediamo che cosa ho. Allora, un po' di maschere, cerchiamo di... Ah no, questo. Gel detergente esfoliante Viviverde, esfoliante Viviverde Coop. Era quello che conteneva all'interno i granulini. Allora, a parte l'odore che Viviverde Coop ha fatto quasi tutto con questo odore, quindi come vi dicevo, non mi piace tanto. Sapete che invece dopo un po' che lo usavo, mi spiacciucchiava. È un buon compromesso tra morbidezza, fra virgolette, delicatezza e scrabbatura. Quindi mi è piaciuto, io lo usavo praticamente tutti i giorni al posto del sapone la mattina per lavarmi il viso, perché comunque sì, non ha dei granuloni molto grossi, quindi lo potete usare giornalmente, però mi è piaciuto abbastanza. Sì, ecco, questo è un ottimo prodotto, nel senso che è un ottimo compromesso tra qualità, prezzo e efficacia, e poi anche qualità proprio intesa in senso stretto di inci, perché sapete che i prodotti Viviverde Coop hanno un ottimo inci. Quindi sì, assolutamente approvato. Poi vi voglio far vedere di questo prodotto, purtroppo non ho la maschera. Si tratta di Bottega Verde, non so se ve ne ho già parlato. Comunque questa è la maschera Raviva Colore, però sempre della Color Brio. Ci sono proprio le tinte per capelli. Vedete, ci sono un po' di colori, vi spiegano tutto. Questa qua invece è la maschera per ravvivare il colore dopo un po' che vi siete fatti la tinta. Magari non avete bisogno di rifarvela, però per dare un po' di vita. Io ovviamente non me le posso fare perché muoio, c'è la paraffina, l'adenina o comunque suo fratello, e quindi no, non posso farle, ma le faccio a mia mamma. Io vi giuro, la tinta è una delle cose più belle che abbia mai provato. Facile da fare, colore stupendo, durata impressionante, dura di più che quando mia mamma va dalla parrucchiera. Risultati ottimi, davvero, l'ho adorata. Quindi se vi capita, prezzo, figuriamoci, buonissimo. Se vi capita, andate su Bottega Verde. Vi devo registrare questo video di Bottega Verde. Andate su Bottega Verde, compratela, provatela e sapetemi dire. Io l'adoro quella maschera, quella tinta. Se potessi me la farei anch'io, ma non voglio rischiare. Invece, deludente questa maschera ravviva colore, non ravviva niente. Cioè sì, ravviva però, nel senso, io me l'aspettavo un po' più corposa, invece non, è molto molto delicata. Quindi io ve la sconsiglio, cioè piuttosto rifatevi la tinta un po' più spesso. Però davvero la tinta stupenda. Io prendo per mia mamma il colore perché questo è il color cioccolato, non corrispondono i colori. Questa ravviva di più i riflessi verso il cioccolato. Quella che prendo per mia mamma è il castano chiaro oppure castano ramato, non so, uno dei castani comunque. Sono molto 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 belli, ne ho provati diversi. Poi, un pacchettino di salviettine struccanti Fria. Io non è che usi particolarmente le salviettine struccanti, queste erano in un giornalino da provare. Buone, devo dire, sì, buone, delicate, però continuo, cioè magari quando sono stanca, che non voglio andare a letto truccata, ma non ho neanche voglia di struccarmi, mi do una passata così tiro via il più grosso. Però rimango sempre per i miei detergenti più o meno cari, più o meno complicati da usare. Poi, maschere, non ne ho tante, sapete, non ho fatto neanche tante maschere, tristissima. Ne ho solo due. Ho questa maschera dell'Iroha per le mani, alla rosa. Non mi è piaciuto tanto, l'odore della rosa a me non piace, infatti non la comprerò più, però l'idea è veramente meravigliosa. Io addirittura l'ho fatta alle mani, poi dato che comunque ce n'è ancora di prodotto dentro, mi sono messa anche nei piedi, così ho fatto due maschere in una. Ripeto, queste maschere quando le ritroverò, perché non riesco più a trovarle, infatti mi auguro di trovare un posto che le venda facilmente, ogni tanto, ma meglio perché costano troppo, quindi meglio se non le trovo spesso. Comunque davvero ottime, compratele, provatene un paio, una a viso e una a mani, sono quelle in tessuto, queste, sono proprio i sacchettini, i guantini in cui filate mani o piedi. E quest'altra mascherina qua, ve ne avevo già parlato, con argilla bio e fiore di malva, non mi ricordo che marca è, comunque quelle che si trovano da Tigotà, sapete, niente di particolare, infatti niente di particolare, però non male, insomma, una buona maschera. Più che altro sono quelle purificanti per togliere, per fare l'effetto matto, per togliere l'effetto lucido. Ripeto, buona senza infamia e senza lode. Un altro prodotto di cui mi ero scordata di parlarvi, scusatemi, è questo mini crema corpo dell'erbolario all'olio di argan. Senza infamia e senza lode, si assorbe bene, però quando si stende è un pochino difficile da stendere, è un pochino corposo, però, ripeto, è una crema corpo come tante altre.
Sempre di Bottega Verde, Goji Perfect, primer viso anti-età, vedete? L'aveva dato mia mamma, l'ho voluto provare anch'io per sapervi dire com'è. Sinceramente non mi è piaciuto granché, non mi è neanche dispiaciuto, però non ho visto la differenza tra con e senza. E poi ho lasciato per ultimi i prodotti più... No, che cos'è questo? Ah sì, me l'ho scordato. Mavala Scientifique, contro lo sfaldamento delle unghie. È uno smaltino verdognolo, però praticamente trasparente, molto molto liquido. Un buono smalto per le unghie sfaldate, però praticamente dovreste essere bravi, quindi darvelo sempre. Io che sono pigrissima e me lo do una volta ogni tanto, non è che faccia tanto, non è che faccia moltissimo. Dovreste essere bravi, regolari, farvelo sempre. Poi, i prodotti di cui vi voglio parlare, vi dicevo, sono i più particolari, perché sono Equilibra, Fast Drena è praticamente, voi dovete mettere tre cappuccetti in una bottiglia d'acqua da mezzo litro e dovrebbe, sapete, drenare quant'altro. In effetti, un pochino lo fa, però io quando ho iniziato a fare, il sapore è buonissimo, sa di lime quasi soltanto. Quando io ho iniziato a fare questo, ho anche iniziato a bere molto di più e a fare sport, a fare nuoto, insomma, sapete, acqua gym, acqua fan e quant'altro. Quindi non so a chi sia dovuta, però in effetti questo combinato alle due bottiglie, al litro, litro e mezzo che bevete, che dovete bere tutti i giorni, aiuta secondo me. E stesso discorso vale per questi qui dell'Angelica, sono dei tappi da mettere nella bottiglia, vedete, e poi miscelare. Questo ha un gusto buonissimo, però ne ho già praticamente finiti, me ne mancano due, però vi faccio vedere uguale. Se devo dire però che questo almeno pretendeva di essere solo drenante, questo pretende di essere di un drenante anticellulite. Non esageriamo, cioè drenante va bene, ma nei limiti, sì, insomma, ti senti un po' che drenano, quindi fai pipì più spesso, comunque depurano, aiutano, tutto quello che volete, però adesso addirittura che sia anticellulite mi sembra chiedere un po' troppo. Ultima cosa, quindi ultimamente sto provando un sacco di questi prodotti, sono entrata un po' in fissa, quindi ne ho un bel po' da provare. Poi ultima cosa, dovete sapere che io sono fissata con i miei denti, a me fanno schifo i miei denti perché non sono bianchi, non sono pari, non sono belli, hanno 20.000 discromie di colore, alcuni quelli che mi sono stati sistemati di più con l'apparecchio o simili hanno macchie, li odio. E quindi cerco di fare di tutto per sbiancarle, ma fino adesso non è mai servito niente. Quindi cosa ho fatto? Ho cercato su internet e l'unica cosa che riuscivo a farmi arrivare qua in Italia senza dogana, non volevo rischiare, sono queste strisce qua della Crest, 3D White, White Strips, Looks, Professional Effect, Crest. Sono piuttosto famose in America, la Crest in generale è piuttosto famosa. Allora, ho detto proviamo. E adesso ve ne faccio vedere due, in realtà ne ho usate già tre o quattro. Devo dire che l'effetto si vede. Voi non lo vedete, però io mi sono fatta le foto dal primo all'ultimo giorno e anche parlando con i miei amici che mi vedono sempre, i denti sono più bianchi. Il mio problema rimane ovviamente che i due canini sono più gialli, quindi rimarranno sempre più scuri, però intanto tutta la dentatura è più bianca, quindi per adesso è un giudizio più che positivo. Facili da mettere, non sensibilizzano particolarmente il dente, a meno che come me non siate così furbi da toglierle e poi berci dietro un bicchiere di acqua gelata, allora lì magari se ne potrebbero risentire. Però generalmente mi piacciono veramente tanto. Vi saprò dire a fine delle 10 bustine, sicuramente vi faccio una review specifica su queste cose qua, se funzionano o meno. Niente ragazzi, sono contenta di essere riuscita a farvi questo video, mi mancava tanto registrare un video e fare quattro chiacchiere con voi, spero di riuscire a registrarne presto altri, io vi mando un bacio e appunto spero di rivedervi il prima possibile. Ciao!